persa 4-3 dopo i tempi supplementari e adesso questa finale. Tutta da vivere con i nostri azzurri che hanno fatto un cammino importante, la caduta ovviamente da ricordare nel gruppo, nel girone contro il Portogallo, la sconfitta 5-1 ma fa parte del passato, poi il pari con la Polonia, la vittoria con la Spagna per 3-2. Questa è la formazione del Portogallo, 4-3-3 con Gonzalo Ribeiro tra i pali, poi difesa Martin Marques a sinistra, difensori centrali Gabriel Brás, Antonio Ribeiro a destra, Gonzalo Esteves a centrocampo, Gustavo Sá, Nuno Félix, Samuel Giusto davanti, Rodrigo Ribeiro e poi Carlos Borges e Hugo Félix. Sì, squadra forte, 4-3-3, interscambiabilità dei ruoli, non sono un modulo statico, si invertono, cambiano posizione, l'esterno entra dentro Hugo Félix, Félix, il centrocampista si allarga, Esteves si accentra e diventa un trequartista, c'è tanta interscambiabilità e tanta qualità, la qualità migliore di questa squadra Le squadre hanno vinto un solo campionato europeo, nel 2003 l'Italia, nel 2018 il Portogallo, sempre si sono affrontate, si sono battute in entrambi i casi. Bisogna essere bravi a sfruttare questi tipi di ripartenze e noi lo siamo. Vaticanti prova forse un assist per inserimento di Caglioli che ringrazia il compagno, pallone però troppo lungo. Sì, Vaticanti gioca dell'Italia. Missori controlla e poi spazio per guardare in mezzo, il cross dentro a cercare proprio Esposito! Sotto porta, incredibile chance per l'Italia con Esposito, gran lancio, grande assist di Missori, prima grande chance per l'Italia. Sì, però bella la preparazione nel giro palla veloce, cambio gioco per Missori dove alza la testa, vede Esposito che va sul secondo, ha sbagliato un gol che non è da lui. Iniato però a girare il pallone, Faticanti, Ndur, prova il destro Ndur, palla alta sopra la traversa, ancora Italia. Sì, però bene nel giro palla, cercare anche esternamente quando riceve palla il nostro Asa, intanto ottimo il numero di Esposito che riesce ancora a servire il centrocampista, pallone di ritorno, il sinistro di Asa con deviazione Vignato, è fisico Asa, cross in mezzo, il colpo di testa ancora una volta di Esposito che allarga le braccia, sta giocando molto bene attaccante nero azzurro. Sì, però bene l'Italia. Larghiamo con questo pallone verso Regonesi, Asa, spazio per mettere in mezzo il pallone, arriva Caglioli, il gol dell'Italia, Michael Caglioli, Italia in vantaggio, è lui a sbloccare questa sfida, a spezzare l'equilibrio del match. Sì, però molto bravo, ho detto prima che loro patiscono su dietro le spalle dei difensori centrali, tra il difensore e il terzino, l'abbiamo sfruttata benissimo, con Asa inizia l'azione e il valore aggiunto, palla a Vignato dove mette una bella palla sul terzo tempo di Caglioli, grandissimo stacco di testa e poi il portiere non è stato molto convinto nell'andare a prendere la palla, ma vediamo qua, vediamo Regonesi, palla Asa. Ah no, è Asa che mette la palla lui in mezzo, molto bene, guarda il terzo tempo di Caglioli, bravissimo, il portiere ha fatto un errore, però noi ce l'andiamo a cercare, ci crediamo, andiamo a attaccare questa palla e facciamo gol, molto bene, ce lo meritiamo questo vantaggio. Sovrastato completamente Marcin Marquez, Caglioli e poi ha sorpreso Gonzalo Ribeiro, il gol del vantaggio dell'Italia al 18esimo, un gol pesantissimo che sblocca una sfida molto equilibrata che però l'Italia fin qui ha interpretato in maniera meravigliosa, indica lo stemma azzurro, spirito. Punizione Italia, Asa per Faticanti, apertura a cercare lo stacco da parte di Alessandro Della Valle, era una sponda troppo. Borges che adesso lavora più sulla corsia di destra, appoggio proprio per Hugo Félix, Esteves prova ad allungare questo pallone alla ricerca di Rodrigo Ribeiro, esce Mastrantonio, prende prima il pallone, poi però un ripensamento, torna ancora sul pallone, lo spazza via il portiere azzurro. Sì, dobbiamo essere svegli in queste palle, Esteves diventa trequartista, lo sappiamo, questo giocatore di qualità è un terzo. Con Borges ancora, cross in mezzo di prima intenzione, pallone un po' troppo lungo, ci arriva comunque Marcin Marquez, altro cross in mezzo, facile per palla, possesso, scarico dietro e cambio dall'altra parte. Caglioli, cross in mezzo, Esposito, ci arriva di testa, Ndur, il controllo, l'appoggio per Vignato. Adesso non può calciare, forse per provarci Asa, di tacco Asa per Esposito, sinistro in mezzo. Però ancora il pallone con Samuele Vignato che può andare via, velocissimo. Inserimento di Ndur, Vignato con il destro, il pallone deviato, però c'è Esposito, ancora Italia. Era di rigore, Esposito, limite dell'area, Asa, controllo destro anche per lui. Asa Morato, deve tirare a cercare Ndur. Ci arriva Lotto Azzurro, palla dentro per Esposito, controllo, pallone al limite, Asa,
con il destro, la parata di Gonzalo Ribeiro, altra azione meravigliosa dell'Italia, destro velenoso di Asa, la parata puntuale in questo caso da parte di Gonzalo Ribeiro. Però di nuovo bravi nelle ripartenze, cerchi riferimento davanti, Esposito veramente straordinario. Sono nel centrale, attenzione Ugo Felix, lo scambio con Borges, è tutto molto veloce, arriva Regonesi Azzurro, arriva Faticanti da dietro, ha visto Luis Asa, prova con il destro Asa e la palla che finisce di un soffio sopra la traversa, che occasione per l'Italia al 42esimo con Asa. Sì, da indicare è proprio la sovrapposizione anche di Regonesi, bravissimo, perché costringe... Recupero intanto concessi dal direttore di gara, lo dico Ribeiro, prova una magia, Borges cerca lo spazio per calciare con il sinistro, Missori chiude bene. A Felix con il destro che finisce lontanissimo dalla porta di Mastrantonio. Meno male, perché devi andare al riposo con un gol di vantaggio, anche se meritavi qualcosa in più. Non hai mai fatto tirare in porta il Portogallo, li hai sempre costretti a difendere, non mai giocate libere e quindi hai fatto un primo tempo quasi perfetto. Prendere gol su una punizione così a un minuto dalla fine, anzi alla fine, era una cosa gravissima. Finisce in questo momento dunque il primo tempo, l'Italia in vantaggio, il gol di Caiode al 18esimo, un gol pesantissimo Roberto. Pesante ma meritato, perché la prestazione l'hai fatta, perché hai giocato il tuo calcio bene facendo questa vessa a sinistra, sì è così. Fernandez un 2006, giocatore di spinta, molto bravo in fase offensiva, si propone, tecnicamente è un giocatore valido. Caiode intanto ha spazio per avanzare sulla destra. Arrivano sia Steves che Stavo Brass in chiusura, poi Missori, cross lungo, troppo forse, ma certo, insomma, sembrava abbastanza logico per un'ottima Italia. Pronto Asa sul pallone, non è in mezzo, lo stacco da parte di Rodrigo Ribeiro ad allontanare Sano della Valle e Missori che recupera e allontana, però dalle parti sempre del Portogallo, attenzione Prioste, conclusione centrale. Morbida, facile per Mastrantonio. Ecco, l'errore che non dobbiamo fare è proprio questo, di perdere palle gratuitamente in quella zona, perché... Uomo un po' a tutto campo. Gabriel Brass, poi la conclusione da dimenticare da parte di Gustavo Sá sul fondo, anche da José Mourinho, uno dei tanti ragazzi che sta cominciando a portare spesso, tanto Vignato resiste, poi sinistro, una risposta... La parte di Gonzalo Ribeiro ha provato a calciare nonostante le varie trattenute da parte di Esteves. Eccolo qua, ancora lui, Faticanti, ruba palla, la protegge, guadagna un fallo laterale, molto bene ma che cosa... Viene incontro adesso Missori, cross in mezzo, Vignato, controllo, finta con il di calciare con il destro, poi sul sinistro, poi appoggio per Iago Prioste. Narcin Fernandez, cross in mezzo, Ugo Felix prolunga il pallone per Borges che ci arriva, esterno del Manchester City, duello con Caiode, Gustavo Sá, area di rigore, prova a calciare la deviazione, palla sul fondo, che brivido su questa conclusione pericolosissima di Gustavo Sá. Eh sì, vedi cosa succede poi perdendo facili palle gratuitamente come Andur, tre palle su tre ne ha perse, sono ripartiti, poi questi giocatori si galvanizzano, colpo di testa mancato di Ugo Felix, poi il tiro di Gustavo Sá deviato dal nostro difensore o Faticanti e vede bene i trequartisti dietro la prima punta. Grande apertura di Prioste sulla sinistra per Borges, controllo e tocco per Gustavo Sá, l'inserimento alle spalle di Nuno Felix, pallone nel mezzo, il colpo di testa di Marcin Fernandez, la risposta di Mastrantonio e contropiede Italia, Stremoli Vignato per Asa, ancora per Vignato, ha spazio per salire, archiviata, Faticanti qui attaccato alle spalle da Ribeiro, Gustavo Sá calcia, leggermente deviato, il tiro diventa velenoso, bravo Davide Mastrantonio a distendersi e a... prendere qui questo pallone, qui era stato bravo Ribeiro a dar fastidio a Faticanti, poi la conclusione mente verso la porta, uno così sembrerebbe, Felix calcia alto ancora una volta, sbaglia completamente fuori misura la conclusione di Ugo Felix. Non è da lui sbagliare due punizioni su due, non centrare neanche la porta, però bene così, adesso bisogna evitare di fare questi falli al limite del... Da quella parte scarica bene per Asa,
Poi si ripropone Vignato, Asa cambia gioco, Esposito, controllo, poi il destro velenoso sul fondo. Bene, 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 abbiamo ripreso fiducia, vedi, basta un'azione, un messaggio che arriva, l'ha iniziato Lipani facendo un pressing ultraoffensivo, qua gli lancia la palla che voleva calciare al volo, prima edizione l'ha stoppata e ha calciato sul secondo palo, però ci siamo ripresi, abbiamo più energie. Mastrantonio che dà le sue indicazioni. Ugo Felix, palla dentro, è un passaggio a Davide Mastrantonio che adesso potrebbe anche rilanciare, ma prende giustamente anche il suo tempo. Sori lo mette giù e Stevens è in pressione, lancio lungo per Samuele Vignato, controllo, il destro addosso a Gonzalo Ribeiro, altro lampo azzurro, questa volta con Samuele Vignato che si copre dietro la maglia. Sì, ha fatto tutto bene, deve fare gol, ha centrato il portiere, però bene questo cambio tattico, Missori a più avanti di Caiodè. Caiodè lo sposta qua, vediamo, ha fatto Tocalda, Ugo Felix là dentro, ancora Alessandro Della Valle in anticipo, poi di testa Gonzalo Esteves, Mastrantonio, Leoscio tocca il suo primo pallone, Pisilli, bella la finta, ancora con Leoscio, area di rigore, Esposito non può girarsi, Lipani con il destro, palla alta sopra la traversa e adesso bisogna sfruttare con Leoscio e poi Pisilli che è un giocatore per me straordinario negli inserimenti, senza palla, da mezzala riesce a trovare i tempi giusti, ha fatto anche gol con la Spagna, con sì, la Germania, doppietta nei gironi di qua. Con Leoscio insegue il numero 7, Herculano, cercano lo spazio, lo trovano, ma trovano anche Mastrantonio, anche adesso una mano preziosa Asa, che però non riesce a strappare il pallone all'esterno portoghese, poi Rodrigo Ribeiro calcia, pallone che finisce sul fondo, credo senza deviazione. No, no, senza deviazione. Quindi Marcin Fernandez, e giù il pallone. Cross dentro lungo, non può arrivarci nessuno del Portogallo, palla che sfila via. Giusto, concedere solo queste... Attacchi, Marcin Fernandez, pallone lungo. Colpo di testa di Alessandro Della Valle, poi al volo con il destro Herculano, abbiamo visto le streghe. Sì, ma su questa palla bisogna fare attenzione su dove cade, sulla seconda palla, come si chiama, dove cade, ecco, vedi, questa si chiama seconda palla, bisogna esserci, bisogna andare. Che brivido, l'occasione, la più importante per il Portogallo. E arriva in questo momento il fischio di chiusura, l'Italia 20 anni dopo è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia, la gioia. Clamoroso, davvero meritato questo successo dell'Italia, Roberto. No, meritato per il cammino, ma per la partita che ha fatto, anche nel momento di soffrire, ha concesso niente a una squadra forte come l'Italia. L'Italia ha meritato, ha dimostrato di essere più forte questa sera in tutti i sensi, nel fare il gioco il primo tempo, nel soffrire il secondo tempo, una vittoria insperata. Nessuno, non c'erano grosse aspettative su questo gruppo del 2004, ma col lavoro, con la dedizione, con l'attaccamento alla maglia, con le qualità del suo responsabile del settore delle nazionali giovanili, del suo allenatore, le